Per favore ci accomodiamo, almeno iniziamo. Chiedo anche per la diretta Facebook di attivarci, che siamo pronti, che tra un minuto partiamo. Chiedo ai colleghi di stare per favore seduti, anche perché poi le telecamere riprenderanno un attimo qui e quindi siamo seduti. Ringrazio anche i componenti della giunta presenti, grazie. Stefania. Da questa parte un attimo, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa che abbiamo definito conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale della Lombardia, in particolare del Presidente Fontana. Siamo in diretta da Palazzo Lombardia, con noi presente la stampa e anche alcuni componenti della Giunta regionale della Lombardia. Iniziamo questo momento con una premiazione, un ringraziamento. Più precisamente abbiamo deciso di consegnare formalmente il premio Rosa Camuna, che era già stato conferito nelle scorse settimane a diverse personalità lombarde. Oggi lo facciamo di persona e appunto il presidente Fontana ha deciso di consegnare il premio Rosa Camuna alla dottoressa Annalisa Malara, che insieme alla sua collega Laura Ricevuti, che oggi non può essere presente perché è impegnata a lavorare all'ospedale di Codogno, dicevamo, loro due insieme sono state le protagoniste che per primo scoprirono il paziente 1 quella sera di febbraio all'ospedale di Codogno. Presidente, un riconoscimento importante che vuole essere anche un ringraziamento e un segnale non a queste due dottoresse, ma più in generale a tutto il sistema che ha lavorato per contrastare la pandemia. Grazie, buongiorno a tutti. È un riconoscimento che viene consegnato concretamente alla dottoressa Malara, alla dottoressa Ricevuti, ma che va a tutto il nostro sistema sanitario che dal febbraio, da quel giorno del febbraio di quest'anno, si è impegnato e si sta impegnando in maniera veramente incredibilmente positiva per combattere questo maledetto virus. Quindi è un ringraziamento, è una forma di doveroso riconoscimento della capacità del nostro apparato sanitario e avanti così, direi, andiamo avanti nelle ultime, io spero nelle ultime battaglie, perché se tutto va nel verso giusto il piano vaccinale dovrebbe darci la garanzia di riuscire a sconfiggere il virus. Dottoressa, grazie per tutto quello che ha fatto, grazie per aver messo una fine a quella diffusione del virus che avveniva in maniera subdola e sconosciuta, e da lì è partita la battaglia. Prima della consegna del premio, due domande rapide alla dottoressa Malara, che ci deve lasciare perché ci ha sicuramente detto che deve scappare perché inizia il turno all'ospedale in Fiera Milano, perché adesso lei lavora presso quella struttura. Anche partiamo magari da qui. Ha detto, è stato anche un segnale di restituzione, di dire a quei tempi durante lo scoppio della pandemia in molti vennero da noi a sostenerci perché eravamo l'epicentro, una delle zone più colpite, oggi è giusto andare a sostenere il lavoro degli altri. Come va all'ospedale in Fiera? Ma è un'esperienza quella dell'ospedale in Fiera che dal punto di vista sia professionale sia umano mi sta dando tantissimo. Veramente fronteggiare una prima ondata di pazienti senza il loro aiuto non saremmo riusciti a farlo, quindi è un esempio concreto del grazie che volevo dare a loro. Dottoressa Malara, Sky TG24, Vanity Fair e tantissime altre testate l'hanno addirittura
indicata come il personaggio dell'anno del 2020. E quindi qual è l'augurio che vuol fare lei a tutti i lombardi in vista dell'anno nuovo? Ma allora, questi premi io li considero come una necessità delle persone di dire grazie non a me, ma al personale sanitario in generale. Quindi io mi sento in queste occasioni di essere una rappresentante, solo una rappresentante di tutti i sanitari, medici, infermieri, soccorritori, OS, che hanno dato davvero l'anima per riuscire a tenere sotto controllo questo virus e per curare le centinaia, migliaia di persone affette da questo virus. Il mio augurio per l'anno nuovo è che si continui compatti nella lotta a questo virus senza indietreggiare mai, come abbiamo fatto fino a questo momento. È un impegno che viene portato avanti sia dai sanitari sia da ognuno di noi come comuni cittadini, qualora stiamo aderenti a quelle che sono le direttive regionali e nazionali per cercare di rallentare la diffusione del virus. È un inizio anno che mi lascia positiva per quello che sarà il futuro. C'è in arrivo il vaccino, io stessa lo farò appena possibile, perché è un'arma fondamentale per la quale abbiamo lottato tanto per riuscire a controllare la diffusione del virus. Quindi sicuramente è un anno che mi auguro essere pieno di speranza e finalmente buone notizie. Grazie dunque alla dottoressa Malara, provvediamo alla consegna del premio Rosa Camuna, che ricordiamo la dottoressa condivide con la collega Ricevuti, che oggi non può essere qui per motivi di lavoro. Se volete fare un applauso è gradito. Grazie ancora, buon lavoro dottoressa, e noi proseguiamo con la conferenza stampa in programma. Quindi iniziamo appunto la conferenza stampa vera e propria di fine anno. Seduti a fianco del Presidente abbiamo anche il Segretario Generale Antonello Turturiello e il Segretario Generale Vicario Pierattilio Superti. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro è appunto di fare un il punto rapido di quella che è stata l'attività della giunta regionale nell'anno che sta per terminare, e quindi darei subito la parola al presidente Attilio Fontana per delineare un po' quello che è stato e quello che sarà il nuovo anno. A lei, presidente. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Si sta concludendo un anno che è stato veramente terribile. Il virus ha stravolto le nostre abitudini, ha stravolto la nostra realtà, ma io credo che mettere insieme le esigenze del mondo lavorativo e le offerte di promozione, di formazione per i nostri giovani, e poi mettendo al centro nel futuro che stiamo vedendo, mettendo al centro la persona, l'individuo, che deve essere il punto di riferimento di ogni tipo di sviluppo, in un territorio connesso con uno sviluppo assolutamente sostenibile. Presidente? Sì, no, volevo chiudere ricordando infine quelle che sono state le due grosse iniziative che abbiamo utilizzato proprio per dare il là
a queste idee di futuro, che sono il piano Lombardia, nel quale abbiamo investito 4 miliardi che genereranno un valore complessivo di opere di 8 miliardi, e poi i 228 milioni di indennizzi e ristori per imprese, lavoratori e cittadini che sono più stati colpiti da questa epidemia e dalle decisioni che sono state prese per contrastare l'epidemia. Anche in questo caso voglio sottolineare la velocità, perché questo è l'altro aspetto al quale noi diamo particolare attenzione. La velocità, che dipende dal fatto che abbiamo approvato una legge sulla semplificazione, che è secondo noi un inizio di quella riforma della pubblica amministrazione che deve essere posta alla base di un piano di ripartenza di tutto il Paese. Abbiamo deliberato i ristori il 17 di novembre e dopo 3 settimane erano già stati accreditati sui conti di alcune categorie questi ristori. Abbiamo deliberato i miliardi di intervento, che inizialmente erano 3, poi sono diventati nel frattempo 4, nel giugno di quest'anno, e ad oggi già 2.600 cantieri relativi ai primi 400 milioni di interventi sono stati aperti. Ecco, queste sono le risposte che si devono dare, queste sono le risposte che la pubblica amministrazione deve dare ai propri cittadini, questi sono i tempi che devono esistere nel rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini. Non possiamo permetterci che oggi come oggi un'opera pubblica possa vedere aprire i cantieri più di 2 anni dopo l'approvazione. Queste sono le strade, queste sono le idee che noi abbiamo per il futuro della nostra regione, e siamo convinti che tutti insieme riusciremo a realizzare questo grande progetto. Presidente, stava appunto dicendo dei cantieri, di tutto quello che sta mettendo in campo la Regione Lombardia. Come dicevo prima, qui in prima fila abbiamo la stragrande maggioranza dei componenti della sua giunta. Vedo, per esempio, ricordando il lavoro che facciamo a Lombardia Notizie, l'assessore Terzi. Concretezza è ciò che caratterizza l'azione della Regione Lombardia, e dico l'assessore Terzi perché in questi giorni stiamo mandando dei comunicati dove si stanno facendo i sopralluoghi in cantieri che realmente sono partiti e opere che stanno già per essere concluse. Quindi possiamo dire che, oltretutto quello che lei ha detto, che la concretezza è il comune denominatore delle azioni di cui lei stava parlando? Assolutamente, concretezza e tempestività, non parole ma fatti concreti. Come dicevo prima, 400 milioni hanno già fatto partire 2.600 cantieri, e poi tutte le altre risorse che sono state messe a dimostrazione della volontà. Ah, questo piano ha una serie di significati. Prima di tutto, immettere concretamente nell'economia della nostra regione delle risorse fresche che diano lo stimolo alla ripresa economica, ma anche vuole significare una risposta alle esigenze dei nostri territori, una serie di esigenze che sono state recepite dai tavoli territoriali con i quali ci siamo confrontati, una serie di iniziative che vanno nella direzione di impostare il futuro del nostro territorio, investimenti nell'innovazione, nella ricerca, nelle grandi infrastrutture, nell'università, innovazioni verso uno sviluppo sostenibile, una difesa del territorio, recupero delle ferite che si sono verificate all'interno delle città nelle aree abbandonate, tutto un insieme di iniziative che vanno in questa. E ultima considerazione, non di poco conto, la volontà della pubblica amministrazione di essere vicina ai propri cittadini, di dare un messaggio di sostegno ai propri cittadini, ai propri imprenditori, ai propri lavoratori. Grazie al Presidente Fontana. Ora la parola a voi, se ci sono domande, se vi presentate al microfono. Grazie.
Eccoci qua, io sono Andrea Montanari di Repubblica, spero si senta con la mascherina. Sì. Avevo due domande, visto che bisogna pensare al futuro, uno più immediato e uno magari poi ce lo dirà il Presidente. Allora, uno, volevo capire cosa succede, a me, speriamo tutti, EMA, AIFA, il 27, qua in Lombardia cosa succede? C'è una vaccinazione collettiva, 1000 dosi in arrivo? Sì, sono anche qualcosina in più di 1000 dosi. Allora, faccio la seconda. Questa sì, sono circa 1500 dosi che arriveranno il 27 mattina alla Niguarda, da qui verranno distribuite nelle 12 province, cioè nelle 11 province oltre a Milano, nelle 11 province lombarde, dove verranno simbolicamente inoculate ai primi cittadini lombardi che faranno parte del mondo della sanità, delle reti e tutto quanto legato a chi deve dedicarsi alla salute dei nostri cittadini. Questo è il primo giorno. Dopodiché, entro gli ultimi giorni dell'anno, i primi del prossimo anno, inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutto di tutti i nostri cittadini, gradualmente evidentemente, ma verrà portata avanti. La seconda invece domanda era sulla riforma della sanità, di cui già avete. Allora, i saggi hanno concluso un lavoro e hanno suggerito una strada. Per sintesi, mi sembra di aver capito, la creazione di una sorta di agenzia zero, insomma, o ATS unica che coordini le attuali ATS, e dall'altra parte, visto che è stato molto discusso in questi mesi lo stato della medicina territoriale, che l'organizzazione ritorni a coinvolgere la medicina di base e non sia più gestita dagli SST, cioè dagli ospedali. Volevo capire, lei, Presidente, condivide questa impostazione dei saggi? Ma guardi, io credo che in realtà non è che sia così l'impostazione che è stata data dai saggi. I saggi hanno fatto una serie di proposte, una serie di valutazioni che noi stiamo esaminando, stiamo confrontandoci, e io credo che a breve verremo a fare anche una serie di incontri con il Consiglio per presentare quella che è la nostra idea. Ma sarà una proposta un progetto di legge della Giunta o... Tecnicamente credo che sarà un progetto di legge condiviso, vogliamo fare in modo che sia il più condiviso possibile, in modo che veramente ci sia la possibilità di un confronto ampio e che possa recepire tutte le indicazioni che ci vengono. Entro quanto? Ho finito. Io adesso questo non lo so, ma penso che sia una cosa che avverrà abbastanza rapidamente. Altre domande? Ah, ecco, sì, mi dicono il numero esatto dei vaccini, 1620. Buongiorno Presidente, sono Gaia Mombelli, Sky TG24. Per quanto riguarda invece il lungo raggio, cioè da qui a un piano, cioè esiste già un piano vaccinale che prevede però, come dire, non soltanto il vaccino il primo che arriverà, ma anche quello di Moderna, eventualmente anche altri che dovessero essere autorizzati, e che coinvolgerà, e in che termini, tutto il territorio lombardo e ovviamente un numero molto più importante rispetto ai primissimi che verranno vaccinati, e in più se sono già stati identificati tutti i siti di stoccaggio di questo e degli altri vaccini che dovessero essere, e anche tutta la logistica che riguarda la Lombardia. È già stato predisposto un piano vaccinale che comprende tutto quello che lei ha chiesto, i posti di stoccaggio che saranno 65, è stato tutto preparato. È chiaro che varieranno le modalità, perché ci sono dei vaccini che hanno certe necessità, altri vaccini che non le hanno, quindi è chiaro che ci saranno delle variazioni, ma è stato tutto assolutamente previsto. Anche i luoghi dove si faranno le vaccinazioni? Anche i luoghi dove si faranno. Che non saranno gli ospedali? Che potranno essere anche gli ospedali. Per questo tema, scusate. Comunque abbiamo presente il dottor Lucchini, che è la persona che si sta occupando
della predisposizione del che ha predisposto il piano vaccinale al quale potrete eventualmente chiedere i dettagli. Esattamente, stavo dicendo che su questo tema poi comunque da qui a mercoledì vi diffonderemo tutte le notizie specifiche e non escludiamo che mercoledì ci sia anche un incontro con voi per definire in maniera puntuale quello che è il percorso che si sta mettendo a punto in questi due giorni. Grazie. Altre domande? Vai. Laura Bellano, Tele Lombardia. Volevo sapere, Presidente, cosa pensa della nuova minaccia di questa variante, questa nuova variante del Covid? Ma da quello che si legge dai giornali e da quello che sono le dichiarazioni dei primi esperti, comunque la variazione non dovrebbe incidere né sulla gravità della malattia né sulla possibilità di utilizzare il vaccino che attualmente è in fase di distribuzione. Noi comunque come Regione Lombardia ci siamo subito attrezzati, stiamo facendo delle ricerche per eventualmente individuare il virus modificato, ma che ad oggi hanno dato esito negativo. Per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato. Ci siamo attrezzati ieri quando il Ministro mi ha telefonato chiedendo che si potessero porre in essere una serie di interventi per tutelare la possibilità che arrivassero da Londra e dall'Inghilterra persone portatrici del virus. Ci siamo immediatamente dati da fare, abbiamo realizzato tutto quanto necessario, poi sono stati chiusi i voli, quindi non è stato più necessario. Però siamo assolutamente pronti a rispondere a ogni emergenza si dovesse verificare. Prego, microfono. Ce l'hai davanti? Sì, in relazione a questo volevo chiedere, ma sono stati ricontatti rete o sono stati contattati i cittadini che sono rientrati da Londra, li state insomma rintracciando? Questa... Sono stati tutti quanti monitorati. Okay. Altre domande? O sono in fase di monitoraggio. Se spegni il microfono, grazie. Altre domande? Prego. Giampiero Rossi, Corriere. Due domande, se possibile. Una sullo scenario economico, che comunque resta abbastanza delicato, a dir poco. Come diceva lei, come ha ricordato lei adesso, Presidente, la Regione ha stanziato e ha iniziato anche già a erogare proprio dei contributi. Dopodiché sono in molti casi contributi di sopravvivenza, di sussistenza di un momento, mentre qua la prospettiva economica ci sembra dolorosa su un intervallo almeno medio, essendo che questa regione è anche, come si dice, locomotiva e quant'altro. Esiste un piano, magari anche in dialettica col governo, ovviamente, per recuperare economia e occupazione che sembra destinata ancora a perdere pezzi quando poi cadrà anche il blocco dei licenziamenti, insomma gli scenari, continuiamo a mandare la palla avanti, ma non possiamo negarci che siano preoccupanti. Ecco, che cosa possiamo vedere da questo palazzo, insomma, su questo scenario? La seconda, se posso, riguarda insomma l'assetto della governance della regione stessa. In più di un'occasione recentemente lei ha rinviato il tema sostenendo che prima di tutto c'è da occuparsi della lotta al virus, dell'emergenza, comprensibile. Visto che questa mattina ci sta parlando di futuro, mi chiedevo se magari forse possiamo cominciare a capire quando e come avverrà un riassetto. Grazie. Allora, per quanto riguarda il discorso economico, io credo di poter dire che le direttrici, gli indirizzi che noi dobbiamo tenere presenti e che devono essere utilizzati, credo che siano quelli che abbiamo scelto come Regione Lombardia, ma questo anche perché sono nati da una serie di confronti con
persone dell'economia, con esperti, con saggi che ci hanno dato questa indicazione. Credo che la nostra... Vede, io ho iniziato un tour che era cominciato a settembre, che è stato interrotto dal riesplodere dell'epidemia e che è ripreso in queste ultime settimane. Un tour che mi ha consentito di confrontarmi con rappresentanti delle diverse categorie, con rappresentanti del mondo produttivo, imprenditoriale. Io credo che ci siano in questo momento nella nostra regione ancora le condizioni per una ripartenza, per una ripresa, per riuscire a superare questo momento di difficoltà. È chiaro, questo lo dico per e sulla base di quelli che sono i report che riesco ad avere e sulla base di quelle che sono le possibilità che noi come regione possiamo mettere in campo. Per ora dal governo non siamo riusciti a condividere un piano comune. Sul Recovery Fund abbiamo mandato un nostro progetto che si riferisce a 35 miliardi di euro e mi lasci dire, è un piano che non è generico, è un piano assolutamente specifico nel quale ci sono le schede con i tempi dell'approvazione dei progetti, del bandi di gara e dell'apertura dei cantieri, così come è stato richiesto dall'Unione Europea. E credo che sarebbe opportuno che venisse preso in considerazione, però per ora non abbiamo avuto ancora alcun tipo di risposta. Io l'ho detto, l'ho ripetuto e lo ribadisco in questa sede che credo che questo piano, che potrà determinare il futuro del nostro Paese, debba essere gestito soprattutto ascoltando i territori, soprattutto facendo valutazioni non soltanto con le regioni ma con tutti gli enti locali, in modo che veramente ci possa essere una ripartenza che sia il più condiviso possibile. Per quanto riguarda la seconda domanda, io sto ancora, ho il maledetto vizio di cercare di occuparmi delle cose concrete, sto ancora parlando in maniera attenta, sto ancora dedicandomi con grandissimo impegno alle due problematiche di cui abbiamo parlato oggi, alla lotta contro il virus e alla ripartenza economica. Le assicuro che lei sarà il primo che avrà notizie in merito ad eventuali... Quindi poi vi rivolgete tutti a lui per avere. Grazie. Altre domande? Prego. Buongiorno, Giampaolo Manno, Milano Today. Presidente, cosa pensa delle fughe che abbiamo visto nel weekend dalla Regione? Penso che erano abbastanza prevedibili. Io l'avevo detto già due settimane fa, non mi ricordo, quando si parlò di questa chiusura dal 20 di dicembre. Purtroppo era un rischio che avevamo già vissuto, è una realtà che avevamo già vissuto nella notte fra il 7 e l'8 marzo. Io sono dell'opinione che se non ci fosse stato questo blocco, probabilmente una partenza dilazionata avrebbe evitato quegli assembramenti che si sono verificati. Ma andiamo avanti. Altre domande? Là. Vedo. Sì, Giambattista Anastasio del Giorno. Io volevo farle una domanda a proposito della ripresa di gennaio, quindi quello che potrebbe accadere dal 7 gennaio in avanti. E in particolare volevo capire se al di là della lettera dell'invito che insieme ai sindaci ha mandato venerdì c'è la possibilità, nel caso questo invito, questa lettera non dovesse essere in qualche modo, non dovesse trovare una risposta soddisfacente, se c'è la possibilità che a livello lombardo si adotti in autonomia uno scaglionamento degli orari o delle scuole o dei negozi, di entrambi, delle attività, come ad esempio è stato annunciato a Milano, se c'è qualcosa in cantiere per evitare assembramenti una volta che dovrebbero riaprire le scuole, insomma che si dovrebbe ripartire con le attività. Guardi, noi come regione abbiamo mandato una lettera al governo lo scorso 6 maggio chiedendo che in occasione, in previsione delle riaperture delle scuole che ci sarebbe stata a settembre, si pensasse a un piano di scaglionamento delle lezioni, un piano di scaglionamento dell'inizio delle attività lavorative. E quello che ancora adesso i tavoli territoriali stanno facendo, non abbiamo ancora finito, non abbiamo ancora concluso
incluso, non abbiamo ancora mandato alcuna lettera come comuni. Ci stiamo confrontando in queste ore, oggi ci saranno ancora una serie di confronti per limare, per scrivere insieme il contenuto di questa lettera. È chiaro che sarà necessario arrivare a una dilazione sia delle attività scolastiche che delle attività lavorative. Per le attività scolastiche noi diciamo che siamo pronti anche ad affrontare, ove necessario, la presenza del 75% degli studenti, anche se sottolineiamo l'opportunità che si inizi, almeno per i primi periodi, con una presenza nella misura del 50%. Questo è quello che lo stesso istituto scolastico ci viene a sottolineare come esigenza, non di tutti gli edifici ma di alcuni edifici scolastici. Quindi, in attesa di realizzare ancora alcuni interventi, sarebbe opportuno un inizio graduale, così come chiediamo al governo di procedere alla dilazione dell'inizio delle attività lavorative, perché questo è un intervento che deve essere, può essere fatto soltanto a livello centrale, perché incide sui contratti collettivi di lavoro, quindi è un'iniziativa che può essere presa soltanto a livello nazionale. Noi siamo convinti che sia la strada giusta proprio per evitare gli assembramenti delle ore di punta sui trasporti pubblici. Oltre, e concludo, una richiesta di ulteriore trasferimento di risorse, perché comunque dovremo integrare il trasporto pubblico e per fare ciò saranno necessarie ulteriori risorse, che l'ottimo assessore Terzi ha individuato nella misura di circa 100 milioni. 130 milioni. Altre domande? Non ne vedo, quindi nel ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato e chi ci segue su Facebook, ringrazio anche gli assessori, i sottosegretari presenti, e cito l'assessore Gallera, l'assessore Foroni, il sottosegretario Turba, l'assessore Rolfi, il vicepresidente Sala, l'assessore Decorato, l'assessore Magoni, l'assessore Rizzoli, l'assessore Galli, l'assessore Cattaneo, il sottosegretario Rossi, l'assessore Cambiaghi, l'assessore Terzi e l'assessore Piani, oltre alla consigliera Baffi. Grazie a tutti e auguri a tutti da parte mia. Auguri. Sì, confermo, scusate, assessore Sertori in fondo. L'assessore Sertori, che non era seduto qui, mi scuso. E confermando che mercoledì vi faremo sapere appunto eventuali novità su una convocazione per il piano vaccini. Grazie. Una sola informazione di carattere operativo: nella cartella che voi avete ricevuto, nella cartella stampa, avete il dettaglio di ogni singolo intervento che è stato fatto nel 2020 per il Covid e non per il Covid. Grazie.